Buonasera, è da un bel po' che non ci sentiamo, non ci vediamo. E volevo dirvi che è arrivato un Betta Splendens nuovamente nella mia vita. Perché doveva essere trasferito e i proprietari non potevano più tenerlo, per cui mi hanno regalato questo acquario, che presumo sia un 20 litri lordi, carino, con una luce LED molto carina. Le piante non stavano messe propriamente benissimo, era leggermente trascurato, però mi dispiace di non accendere, però poi lo farò nei prossimi giorni, insomma, se riuscirò a rifare un altro video. Per cui ho fatto questo trasferimento di questo Betta Splendens. I valori attuali sono di pH 6,5, la temperatura è di 25 gradi e attualmente mi basta sapere questo. Questo acquario è stato riempito da zero. Ta-tan! Voi direte che no, assassina! No, ragazzi, state buoni, state calmi. Non sono un'assassina. So semplicemente. Ma che fai? Niche! Vabbè, il gatto distrugge il letto, dicevamo. Perché? Allora, a parte qualche annetto, diciamo così, una trentina, nell'acquariofilia. Si può far sì di fare una sorta di restart. Io non ho assolutamente toccato il fondo, che comunque era maturo, quindi all'interno ci sono dei batteri, quindi trasportandolo da Savona fino a Sanremo ho fatto sì che restasse comunque anche per le piante, per non andarle troppo, insomma, no? Non potevano di certo stare per più di un'ora e mezza fuori dall'acqua, per cui ho lasciato un minimo di acqua, mi sono una bella bustotta. L'unica cosa che ho fatto è stato questo. Allora, nel filtro originale che mi era stato dato, adesso io non so se si nota, ecco, l'acqua usciva veramente troppo forte per il betta. Il betta è proprio un pesce che ama proprio l'acqua statica. Lui è pigro, moccioso, sì, moccioso, sì, veramente bello, sì. Allora, per cui avevo un pezzo del Serafil. In verità la prima idea che ho avuto era quella di introdurre un Serafil, che ne ho due ancora sopra in mansarda che non utilizzavo, però ho pensato di no, perché è un filtro troppo grosso. Questo filtro qua è la prima volta che lo vedo, ha delle spugne attaccate senza niente all'interno, cioè praticamente è vuoto, c'è soltanto le spugne. E quindi diciamo che l'acqua adesso finalmente esce tranquilla e Siddino può tranquillamente starsene tranquillo. Quindi, come ho fatto io oggi ad avere questi valori? Semplicemente per l'acqua ho preso della demineralizzata dell'Eurospin. La uso da un sacco di tempo e veramente cioè, è ottima per gli acquari. L'unica che mi permetto di consigliare, le altre non lo so. E miscelandola ovviamente anche con dell'acqua del rubinetto. E soprattutto ho aggiunto un prodotto, l'unico che veramente reputo top della sera, cioè il Toxivec. Se voi lo mettete all'interno, evitate il picco dei nitriti. Quindi anche se il filtro l'ho dovuto pulire, l'acquario, l'acqua è nuova, questo prodotto qui mi permette di sostanzialmente avere, come se fosse già maturo. Ecco, adesso poi tra una settimanella, 10 giorni, andiamo a misurare anche i nitrati. Sì, ma lui, ecco, lui è un po' protagonista, vedi, gli piace farsi fare. Guarda quanto sei bello, saluta, ecco. Per cui, ma quello che dico sempre, questo è stato un caso di SOS, ok? Quindi avevamo un giorno per fare questa cosa qua. Quindi non potevo di certo, no. Ho gli handler in un acquario e gli scalari in un altro, per cui ecco, non potevo di certo andarlo a introdurre attendendo la maturazione, doveva tornare nel suo acquario. Quindi è possibile farlo, però ripeto, fate sempre queste cose unicamente se c'è veramente una situazione che ve lo impone, altrimenti attendete sempre la maturazione. Poi, next time, ve lo farò vedere a luce accesa. È veramente molto carino questo acquario. Un abbraccione e buon no stress. Ciao. Saluta Sid.